Si pensa a te, si suona, suona a te, sono cotto d'amore, voglio solo te. Con quella donna corta, mi fai girare la testa, ho una voglia matta di baciarti ancora. Tutte voglio amore, sei tu per me pensiero, sei tu quella perfetta, tu sei a fino a un, già sento che ti amo. No, vabbè, tu mi spiegare da dove cacchio le mandano queste canzoni. Tu sua fino one, dice. Diciamo che ti ha fatto partire il cervelletto, ti ha fatto partire, va bene. Però l'importante, quello che dico, che il cervelletto sì, però fino a un certo punto, perché lo scopo è un altro, è quello di rimanere un chiodo fisso, perché non è, lo sai anche te, che non è la donna della tua vita, quindi non mi dire adesso che ci stai pensando, che la vedi come donna della tua vita, al tuo fianco, in una vasca da bagno, brindando con champagne, perché non lo è, lì c'è altro. C'ha un marito, c'ha dei figli, quindi considera questo fatto. Tu hai bisogno di altro, hai bisogno di situazioni totalmente diverse che non c'entrano niente. Questa va bene per esaudire, diciamo, i tuoi pensieri, dai, diciamo così, e su questo sono d'accordo, figurati, l'importante è che usiamo le precauzioni, però non te la vedo assolutamente al tuo canto, perché troppi problemi, cuore mio, già ne abbiamo assai problemi, figuriamoci, ci dobbiamo accollare pure quest'altra, dai, cuore mio, dai, per favore, va bene, senti, niente, vabbè, allora, per quanto riguarda il babbo, e ha chiamato, domani fanno l'intervento, mi ha scritto il messaggio, sì, perché questa camulla veramente gli sta creando veramente seri problemi, E dice, infatti, dice, buon pomeriggio Franco, inizio a dirti che mi operano a prescindere. Oramai non posso più avere questa cannula, mi sta infettando tutta la parte della trachea. Eh sì, perché ovviamente non... Dice poi che non so a che ora avverrà l'intervento, se sono vigile mando un messaggio, di nuovo ancora grazie di tutto, Franco, buona serata, il babbo. Vabbè, questa cosa di grazie di tutto glielo devo ribadire nuovamente, perché lui sa benissimo che non voglio essere ringraziato, perché non è una cosa che debba essere ringraziato assolutamente, qua non nessuno sta facendo un favore a nessuno, lo so che è buona educazione ringraziare, però diciamo che io non voglio essere ringraziato, quindi aspettiamo domani che si faccia questo intervento, anche perché lui mi ha accennato questo fatto e mi ha detto che non appena fa l'intervento sicuramente qualche giorno lo terranno in terapia intensiva e poi dopodiché lo risposteranno in reparto, e quando lo spostano nel reparto andrò a trovarlo, quindi vediamo un po' come si mette un po' sta situazione, sicuramente le cure saranno lunghe anche per lui, e io ci parlerò, perché insomma è arrivato il momento comunque per dirgli dammi la chiave che devo aprire la porta
di mio fratello che devo andarla a trovare. Vabbè, ma io questo penso che non ci saranno assolutamente problemi. Lui probabilmente vuole questo e lo farà quanto prima, insomma. Io credo che mo, dopo l'intervento, sicuramente, non appena ha la possibilità di parlare, vedrai che mi chiamerà e dirà: vienimi a trovare. Vabbè, senti, e niente, vabbè, per quanto riguarda la Virgin. Cioè, quella si metterà le mani in testa per come la stai massacrando. Vabbè, dai. Non la far cadere i tuoi piedi, se no sarà un problema togliersela dai piedi dopo. Mi raccomando, cuore mio. Allora, vediamo se c'è qualche stato carino. La ciccia ha abbondato proprio la ciccia. Quando dobbiamo fare una scelta e non la facciamo, questo è già fare una scelta. Chi dedica tempo a migliorare se stesso non trova il tempo per criticare gli altri. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni. Una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per rintemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare uno sport. Quando un'attività non lascia spazio a uno svago, salutare, al riposo, ripartore, allora diventa una schiavitù, capito? Mannaggia lui, il pazzo, invecchiando ho imparato che piacere a tutti è impossibile, ma far incazzare tutti è un gioco da ragazzi. Questa è lunga, però è bella. Ho un debole per chi si ferma ad aspettare chi è rimasto indietro, per chi non vede un limite nella fragilità e nell'empatia e senza vergognarsi pratica gentilezza e senza vergognarsi trema, ascolta e abbraccia. Ho un debole per chi è scappato dal buio, ma nel buio ogni tanto sente quel bisogno di tornare. Per chi non scende a compromessi, per chi si sente ultimo sbagliato e diverso, e per questo unico. Ho un debole per chi incoraggia la follia, per chi crede che il dolore sia ricchezza, per chi piange e si sfoga, per le persone buffe. Ho un debole per le persone vere, ho un debole per le persone belle. Va bene. Ma, cuore mio, mo che ci siamo letti in messa, devo andare assolutamente a tagliarmi i capelli, lo so, hai ragione, andrò. Mi raccomando alla Virgin, mi raccomando, non te lo dico più, e andiamo avanti. Abbiamo fatto altri passettini oggi? Beh, andiamo avanti. Ok? Un bacio, un qua e un abbraccio. Ci sentiamo dopo. Ciao, magabondo. Ciao, cuore mio.